Dopo partita di Girifalco Real Mireto, vinta dal Girifalco con un gol di Vonella Leonardo al 70° del secondo tempo dopo aver sofferto molto. Siamo in compagnia del capitano Vincenzo Vitaliano a cui chiediamo. Brutta partita, soprattutto nel primo tempo, un Girifalco un po' involuto, sottotono anche dal punto di vista fisico, è andato diverse volte in difficoltà, però alla fine è arrivata questa vittoria che è importantissima per proiezione salvezza. Sì, non abbiamo giocato tanto bene, in verità anche non ci dobbiamo mai cullare con l'assenza di giocatori come Conny Di Leo e altri giocatori, anche Quirino è partito dalla panchina perché non tanto in forma, diciamo. Però la squadra ci stiamo allenando per poter fare al meglio per finire al meglio questo campionato. Purtroppo oggi abbiamo giocato male e abbiamo vinto. Ci sono state altre partite che abbiamo giocato una partita discreta e siamo arrivati a casa senza punti, quindi va bene così per il proseguo del campionato. Sono 3 punti importantissimi, anche perché lasciamo ancora 3 punti indietro il Mileto e andiamo su a 17, che è una classifica, diciamo, buona per noi Girifalco. Una vittoria comunque fondamentale per quelli che sono gli obiettivi ormai di questa stagione, che purtroppo bisogna limitare alla sola salvezza. Sì, purtroppo il campionato quest'anno è andato così, dobbiamo lottare per la salvezza. Credo che arriverà, perché visto i punti in classifica credo che non avremmo problemi, però noi dobbiamo giocare fino in fondo, fino all'ultima partita, lottare sempre. Siamo con mister Spina del Real Mileto. Mister, una partita che potevate anche vincere. Purtroppo questo è un anno che sta andando tutto storto, sta andando tutto male. Abbiamo iniziato pensando di valorizzare un pochettino tutti i ragazzini, tutti i 2003, 2002, 2001, poi strada facendo abbiamo capito che forse bisognava anche mettere qualcuno di esperienza. Abbiamo avuto la fortuna di prendere tutti questi ragazzi di colore che ci stanno dando una mano e cerchiamo pure di metterli, di integrarli un po' nel nostro gruppo. Detto questo, oggi la partita, sicuramente forse il pareggio era il risultato più giusto, poi è andata come è andata, ormai siamo abituati a queste cose. Noi purtroppo da quando abbiamo rifatto la squadra giochiamo da tutte le parti, ma il nostro malessere è il gol. In effetti, paghiamo molto questa carenza. Purtroppo sì. In effetti avete giocato in maniera ordinata anche sì, aggressiva quando era necessario, con i due esterni molto bravi sì. E che hanno messo belle palle in area che non sono state sfruttate purtroppo per quello che dicevo prima. Abbiamo questa carenza in avanti che ci stiamo portando dall'inizio dell'anno. Niente, speriamo, noi non molliamo fino alla fine, andremo avanti fino alla fine sperando di poterci salvare, non dico ormai direttamente perché è impossibile, ma cercando di fare almeno i play-out, cercando almeno di vedere fino alla fine se riusciamo a salvarci attraverso i play-out. Sarà molto molto difficile anche questo, però noi ci proviamo fino alla fine, non possiamo fare altro che questo. Con la sua serenità credo che, e con giocando come ho visto giocare oggi, noi facciamo sia in casa che fuori casa, giochiamo così. Noi non abbiamo quella cosa di andare a giocare in casa, sai, le solite cose che si dicono, e vieni, cosa fai? Noi giochiamo a calcio, poi si perde, si vince, purtroppo se sei più bravo vinci, se sei meno bravo perdi o quantomeno pareggi. È andata così, sono contento per la prestazione dei ragazzi, solamente che gliel'ho detto che bisogna calarsi un po' di più nella situazione che siamo, perché alcune volte sembra che noi siamo secondi, siamo terzi, giochiamo con quella disvoltura, però alcune volte bisogna essere più furbi, più cinici sotto porta. Però purtroppo il calcio è questo, paghiamo l'inesperienza di molti ragazzini, qualche nostro 2001, avevamo 3-4 ragazzini 2001 in campo, l'ultimo è entrato un ragazzo 2003, quindi sotto l'aspetto di lavorare in prospettiva stiamo facendo bene, però andiamo avanti. In bocca al lupo. Grazie.